Al corso di comunicazione e marketing, sono iscritto al terzo anno e Esami dati fino adesso? 12, sono oltre la metà, quindi già sono a buon punto, anche la media è abbastanza buona, sono sul 27 come media. Sono appena iscritto, è una nuova esperienza proprio l'università, questi collegamenti online, queste lezioni, penso di andare avanti. Quale corso di laurea? Scienze della comunicazione. Ho fatto 10 esami fino adesso, ma stiamo preparando altri esami che li possiamo dare per fine mese. La stanza è attrezzata per 18 postazioni. All'inizio di questo anno accademico, 2007-2008, sono in 11 ad utilizzarle. Quella che sembra una normale aula di studi con computer per la formazione online vicino ad una tradizionale biblioteca, in realtà è un ambiente ricavato all'interno del carcere di Reggio Emilia. Un accordo stipulato 2 anni fa con l'Università di Modena e Reggio Emilia consente ai detenuti reggiani con pena definitiva di almeno 5 anni di laurearsi online. Nel 2005 hanno cominciato in 2 e il corso di laurea era uno solo. Ora sono già 11 e i corsi sono diventati 3: comunicazione e marketing, scienza dell'amministrazione ed economia ed informatica per l'impresa. L'Istituto Detentivo di Reggio Emilia è il primo e tuttora l'unico in Italia, in quanto progetto pilota ha investito nelle necessarie misure di sicurezza per impedire al corsista di navigare liberamente sulla rete ed accedere alla posta elettronica. Un carcere ha aspetti di sicurezza imprescindibili. La grande difficoltà era quella di creare un circuito, in un certo senso, chiuso, perché ovviamente questa soluzione tecnologica permette un collegamento grazie a 2 server tra l'università da una parte e il carcere. È chiaro che non è pensabile la possibilità di navigare in internet o di corrispondere per posta elettronica. Nel carcere di Reggio Emilia i definitivi sono al momento 110. Per accedere ai corsi di laurea occorre avere il diploma di scuola superiore. Per uno straniero dimostrare di possederlo è un problema in più, perché per farsi spedire l'attestato occorre attivare consolati ed ambasciate. Di Reggio Emilia comunque gli iscritti sono 5, gli altri hanno chiesto il trasferimento da istituti di altre città. Provengo dal carcere di Opera a Milano, quindi mi sono trasferito appunto per poter venire frequentare il corso universitario. Sono venuto dal carcere di Fossombrone e poi da 2 anni che siamo in questa istituzione. Visto che io adesso questo anno ho finito pure la scuola superiore qua, Don Zeferino Iodi, sono diventato tecnico di servizi sociali, così ho detto che mi iscrivo pure in università. L'ha finita qui a Reggio Emilia? Sì. E se noi siamo in grado di offrire qualità e quindi lavoro vero e opportunità di riscatto vere, come può essere questa, 3 corsi di laurea, ci mettiamo in grado come istituzione e come società anche di pretendere di più da loro. Per alcuni studenti la pena da espiare è ancora lunga, quindi tecnicamente il tempo per laurearsi c'è. Finisce prima di laurearsi o esce prima? No, purtroppo è ancora lunga la carcerazione, quindi faccio in tempo a prendere qualche altra laurea oltre a questa. Purtroppo mi tocca restare un altro po' in questa struttura e lo finisco questo corso.